partita. Il Como è una squadra forte, con insomma, giocatori davanti pericolosi, anche in categoria superiore, quindi assolutamente mi aspettavo questo Como che ha fatto sicuramente una buona partita. Rispetto all'andata siamo completamente un'altra squadra noi, sì, perché noi all'andata noi siamo partiti con 25 giocatori nuovi su 28, allenatore nuovo, squadra finita l'ultima settimana di mercato, e quindi avevamo bisogno di lavorare per diventare squadra. Oggi insomma lo siamo un gruppo che sa quello che deve fare in campo, sa quello che deve fare fuori dal campo, quindi per questo dico insomma che sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. E diciamo che il nostro obiettivo è quello di fare il prima possibile 40 punti. Una volta fatti, poi penseremo all'altro. Allora, tolto il Monza, poi c'è sicuramente grande equilibrio. L'ultima può vincere con la seconda. C'è veramente grande equilibrio, le partite si decidono tutte quante sul filo di lana, sui soldi. Sono particolarmente contento perché insomma, oggi ho un po' cambiato il risultato finale, nel senso sono riuscito un po' a col contributo sui freddi numeri ad aiutare la mia squadra, e per il resto non posso che ringraziare i miei compagni che mi mettono sempre nelle condizioni giuste per poter fare il mio lavoro, e oggi è andata bene. Sì, su, detto bene, un campo estremamente difficile sia per il campo in sé che per il valore della squadra, ovviamente è una partita difficile, iniziata nel peggiore dei modi, poi siamo stati bravi a fare il nostro gioco senza farci prendere da frenesia o isterismi, e alla fine su situazioni che anche avevamo provato un po' in allenamento siamo riusciti a ribaltare. Nico si fa un grosso, ti dico cosa, e ci dà una mano enorme, partendo da lui, poi il centrocampista uguale, ci facilitano il compito di difendere. Quando ti mancava il gol e come te lo sei inventato il primo? Sarei in falso se dicessi che non mi mancava. Mi mancava, però penso di aver affrontato un po' questo periodo nel modo giusto, senza l'ossessione di cercare la prestazione ogni partita, cercando di aiutare la squadra a fare il risultato. È ovvio, il mio intorno per un attaccante alla fine si guarda quello, e oggi sono particolarmente contento che siamo serviti a portare a casa 3 punti. Ma alla fine abbiamo sempre ricercato quello, i risultati ci stanno dando ragione per quello che mettiamo in campo, per l'organizzazione, per la voglia che ognuno mette a disposizione della squadra. Loro un grande attacco, sapevamo che facevano tanto movimento, si cercavano tutti e due in maniera eccellente, siamo stati bravi a contenerli, come detto, grazie anche all'aiuto delle punte, del centrocampista e così via. In casa, dopo aver fatto Monza, Renate, queste prestazioni, eravamo convinti di poter dimostrare qualcosa in più. Lo step da fare per stare nelle posizioni alte della classifica, al primo colpo l'abbiamo fallito, quindi dobbiamo mettere giù la testa, lavorare e ricontinuare, perché oggi una vittoria dopo tutti questi pareggi che ci sono stati ci avrebbe portato comunque al sesto posto, quindi dobbiamo riprovarci la prossima volta quando saremo più maturi. Vabbè, è clamoroso il calcio che ha subito Ale, è oggettivo, però ripeto, noi dobbiamo andare oltre queste cose e dobbiamo essere in grado di fare le nostre cose fatte bene senza subire situazioni del genere. Secondo me i rigori non dati sono due, secondo me su questo campo si può giocare solo a rugby, però sono cose che non pesano nell'economia della mia valutazione. Noi abbiamo fatto una partita sotto il nostro livello e dispiace solo non aver poi pareggiato, perché comunque la squadra
ha calciato 6 calci d'angolo, 5 inattive nella metà campo della Pistoiese, ha voluto pareggiare, ha provato con i cambi a modificare qualche equilibrio, la Pistoiese ha fatto quello che doveva fare, si è difesa e poi è ripartito in contropiede. Ripeto, il secondo gol è inaccettabile. Oggi, ripeto, è un peccato perché abbiamo fallito questo piccolo step per stare nelle posizioni alte della classifica. Ci dobbiamo solamente ragionare, pensare a fare un mea culpa e provare la prossima volta.